strano, non riesco a capire. Rebecca Coniglio dovrebbe abitare proprio qui. Ci siamo persi. Sulla collina c'è solo un orto di carote. Dove sarà mai la casa di Rebecca Coniglio? Squeak! Salve a tutti! Rebecca, puoi venire a giocare nella mia stanza? Nella tua stanza? Ma se non c'è la casa? Peppa non capisce dove sia la casa di Rebecca. L'intera collina è una casa. È la nostra tana. Volete vederla? A più tardi. A più tardi, papino. Entrati. Qui non ci sono scale, ma gallerie. Wow! La casa di Rebecca è diversa da quella di Peppa. Questa è la nostra stanza. Wow! Hai un letto, una finestra e un cesto per i giocattoli, proprio come noi. Ma certo! Mi piace la tua casa. Vorrei tanto essere un coniglio. Trovato! Posso insegnare a te e a Giorgio ad essere conigli? Sì, ti prego. Primo, dovete storcere il naso e squittire, come noi. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Ben fatto, Peppa Coniglio e Giorgio Coniglio. A Peppa piace essere un coniglio. A Giorgio piace essere un coniglio. I conigli mangiano le carote. Deliziosa! Miam, 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 miam! Deliziosa! A Giorgio non piacciono le carote. Non le darà nemmeno un morso. Pazienza! Più carote per noi! Rebecca, che cos'altro fanno i conigli? I conigli amano saltare. Andiamo fuori a saltare insieme! Saltiamo! Ciao, Peppa. Ti lavi i denti tutti i giorni? Sì, dottore elefante. Brava! Dunque, chi è il primo? Inizio io, perché sono una bambina grande. Stai a guardare, George. Siediti, per favore. Tieniti forte. Bello! Ora apri bene la bocca. Ah! Ancora di più. Bene, diamo una bella occhiata. Per guardare i denti di Peppa, il dottore elefante usa un piccolo specchio. Voglio sperare che tu non abbia mangiato troppi dolci, Peppa. È difficile parlare con la bocca bene aperta. Fatto! Bravissima! Hai dei denti bianchi e sani. Ha preso tutto da me. Adesso posso bere quella speciale acqua rosa? Sì, ma non la ingoiare. Sputala. George, ora tocca a te. No. George non vuole essere visitato. Se vuoi, puoi tenere stretto il dinosauro mentre il dentista ti esamina i denti. Dinosauro! Felice di fare la tua conoscenza, dinosauro! Quello non è un vero dinosauro, è fatto di plastica verde! Tieniti forte! Sei molto coraggioso, George! E ora mi fai vedere i tuoi denti? George non vuole mostrare i denti al dottore elefante. George, apri la bocca, come faccio io! Così va meglio. Ho finito. I tuoi dentini sono forti e sani, George. Sono belli come i miei, dottore elefante? Sì.